La richiesta che arriva dal gruppo PDL di quelle perentorie, azzeramento della giunta e chiarimento con l'UDC. La proposta è stata formalizzata nel corso di una riunione tenuta dai consiglieri pdllini ieri e consegnata nelle mani del commissario regionale del partito Nitto Palma. Dunque il rimpasto dovrà esserci e non potrà limitarsi a qualche piccola sostituzione. Il PDL avverte la necessità di fare il punto sull'esperienza di governo di Stefano Caldoro e di ripartire. I rapporti sono ormai tesissimi. Dalla giustizia al mezzogiorno fino ad arrivare ai rifiuti sono state settimane di scontri durissimi e di dichiarazioni al vetriolo. In questo contesto si inserisce il PDL irpino che a gran voce chiede di avere un suo rappresentante nell'esecutivo di Palazzo Santa Lucia. La risposta del Presidente è affidata ad un video messaggio postato sul suo blog, emblematicamente titolato «Rispondiamo solo agli interessi dei cittadini». Tutta questa grande partita, che è strategica, che è fondamentale per la nostra crescita, ha poco a che vedere con quello che attualmente purtroppo nella parte peggiore molte volte i partiti esprimono, che è quella di rappresentare all'esterno, come è avvenuto in questi giorni, divisioni, fratture, scontri personali, che molte volte non hanno nulla di politico dietro, spesso si nasconde dietro appunto battaglie interne. Noi dobbiamo uscire fuori da questa logica di quello che veniva un po' definito del teatrino della politica. Dobbiamo invece confrontarci in maniera unitaria, dobbiamo essere forti dal punto di vista esterno, dobbiamo rappresentare questa grande forza che si vuole riscattare l'interesse dei cittadini e lasciare alle spalle un po' la vecchia politica fatta di divisioni, di scontri personali, di dichiarazioni che vanno solo sulla stampa perché bisogna farsi riconoscere. Bisogna recuperare grande volontà, e c'è questa grande volontà, perché nei singoli c'è anche nei rappresentanti del popolo ci sta questa grande volontà di riscatto, però bisogna farla in termini virtuosi e dare il buon esempio. Quindi superiamo la vecchia politica, lavoriamo sulle cose concrete, lavoriamo per migliorare il nostro territorio, per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Noi rispondiamo agli interessi dei cittadini, di tante persone, milioni di persone che vivono in Sud e in questo momento di crisi vivono grandi difficoltà. A loro dobbiamo rispondere, a loro dobbiamo portare i risultati.